Siamo pronti per questa 36esima edizione della Festa della Cresciamatta. Dopo un anno di stop Covid abbiamo deciso di ripartire. Non è stato semplice, perché naturalmente sapete quando succede un fatto del genere che non ce l'aspettavamo. Dopo 35 anni interrotti ci siamo dovuti fermare, però la volontà era quella di ripartire, anche se purtroppo non c'è musica e non si balla, che era il nostro forte con le orchestre migliori che il territorio ci poneva. Quest'anno puntiamo sul ridere. Naturalmente abbiamo bisogno tutti di ridere, perché avremo due serate teatrali dialettali col GAF venerdì e sabato, e domenica avremo Bicio il Romagnolo a raccontarci quattro barzellette. Naturalmente si può mangiare da asporto chi vuol mangiare l'oca, si può mangiare allo stand quello che uno vuole, piadina, cresciamatta, farciture, salsiccia, erba, prosciutto, varie farciture o l'oca. Invece, prenotando il tavolo, sarete serviti come al ristorante. Praticamente ci sono due menù, uno da 15 euro dove c'è tortellini, crescia, salsiccia, prosciutto, piadina, dolce, vino, acqua o birra, da 15 euro. Invece il menù dell'oca naturalmente avrà un costo superiore, perché l'oca è un piatto prelibato ma molto costoso. Naturalmente un menù da 30 euro dove ci saranno sempre tortellini, oca in porchetta, patate arrosto, dolce, vino, acqua o birra. Naturalmente vi aspettiamo, sperando numerosi, per questa edizione. Naturalmente avremo, per il Covid, distanziamento, significa che sia la cassa sia lo stand si va contingentati, come si fa il vaccino o i tamponi. Naturalmente poi sì, tutti hanno il posto seduti, non avremo nei tavoli le panche ma le sedie per stare distanziati, una sedia ogni metro, perciò poi se uno è parente o moglie, mariti, si può unire, però naturalmente poi rimane lo spazio distaccato. Perciò di nuovo un appello a tutti i fanesi, pesaresi e troterra, venirci a trovare venerdì, sabato, domenica 23, 24, 25. Chi vuol stare come al ristorante e non fare la fila oppure essere servito tranquillamente, prenoti al 348 27 15 070. Naturalmente per chi non è di Fano siamo a Tre Ponti.